La fantasia vive su un'isola lontana dentro di te e urla, perché vuole vedere fin dove arriva l'oceano e ti chiede di accompagnarla, promettendoti che insieme andrete lontano, oltre quei confini che hai sempre solo sfiorato e alla fine con lei inizi il viaggio. Benvenuti tra luce e buio. La legnaia. E alla fine è arrivata anche la pandemia. Solo i grandi, luminari o meno, sapevano cosa realmente fosse, o tutt'al più i nostri nonni, che erano scampati alla grande epidemia di spagnola. Alla fine è arrivata, dicevamo, e tutti, grandi e piccini, abbiamo scoperto il mondo nascosto dentro le pareti di casa nostra. Ma non solo, anche dietro i mobili, sotto i tappeti, nei cassetti dei calzini spaiati, dentro le valigie in soffitta o negli zaini dei nostri figli, tra le posate della cucina, nella guarnizione della lavatrice e tra i cuscini del divano. Per non parlare delle cantine, delle rimesse, dei garage, svuotati da ogni ciarpame e ripuliti da cima a fondo, come old hotel a 5 stelle. E quando uscivamo sul balcone, oppure, se si era fortunati, tracciavamo il numero 8 nell'erba del giardino, come una tigre in gabbia, nella speranza di perderci come fu per il dottor Livingstone in Tanzania, ecco, quando si riuscivano a respirare brevi sorsate di vera aria, ci accorgevamo, stupiti, dell'esistenza dell'altro mondo, quello fuori dai confini forzati. Un mondo che, udite udite, in realtà c'è sempre stato, e dove, pensate un po', ci sono alberi, animali, fiumi, laghi, mare e monti, che abbiamo quasi sempre snobbato, ma che ora erano il miraggio che tutti volevamo raggiungere, anche se non avevamo un cane da accompagnare a fare pipì. E lo ammetto, anche io, che la natura la vivevo da sempre attraverso le pagine del National Geographic, mi misi a contemplare quel miraggio ripromettendomi che alla fine di tutto avrei cercato di superare altri confini, quelli della mia idiosincrasia verso la natura dell'infinitamente piccolo, ma che comunque si muove, si sposta e si nasconde. Ma intanto ero al sicuro dentro la mia camera, protetto dallo smart working e circondato solo da innocui oggetti inanimati. Poi l'allarme cessò, la vita riprese i ritmi del pre-pandemia e la gente si immerse nella natura come mai aveva fatto prima. Stefano, a Natale vieni con noi in montagna, vero? Anche mia madre aveva abbracciato la nuova filosofia e stava cercando di coinvolgere il resto della famiglia, marito e 3 figli di cui io ero l'unico maggiorenne. E a 20 anni avrei sperato in un Natale e un fine d'anno sicuramente più entusiasmante. Vero è che era da parecchio che non andavamo alla casa in montagna, quella che il nonno ci aveva lasciato, e così mi feci convincere. Dopotutto, dovevo mantenere una promessa fatta a me stesso, e in più, riassaporare i luoghi della mia infanzia mi avrebbe fatto bene, anche se lassù la connessione sarebbe stata scarsa, ma un rimedio si trovava sempre. Finite le scuole, si partì. Poche ore di auto e il panorama tolse ogni dubbio ai miei tentennamenti. Quel posto era spettacolare, persino per me. La casa era come mi ricordavo, isolata e circondata dai boschi, finestre e porte in legno che sorridevano e tetto spiovente in lastre di ardesia. Si distribuiva su 2 piani. Sotto la zona giorno, una grande sala attrezzata con camino in pietra, la cucina con vista rilassante sul bosco, un bagno di servizio e un ripostiglio. Sopra la zona notte, 3 camere da letto e un altro bagno, più un lungo balcone dal quale si poteva gustare il panorama della vallata. Forse la natura non era poi così male. Infine c'era la legnaia.
Era un vecchio capanno di pietre e sassi che il nonno usava come ovile per le sue poche e puzzolenti caprette e che poi i miei genitori rimisero a nuovo trasformandolo in un deposito per la legna. Quell'innocua casetta ai margini del giardino, perché assomigliava in tutto e per tutto ad una casetta, era la causa di tutti i miei mali e tutti in famiglia lo sapevano. Ero piccolo quando il papà mi chiese di andare a recuperargli i guanti da lavoro che aveva scordato nella legnaia. Io andai, anche se la puzza, che ancora ristagnava dei tempi in cui vi dormivano le capre, era davvero fastidiosa. Aprii la porta e con la poca luce che filtrava vidi i guanti sui ciocchi di legno e mi addentrai. Ma non vidi la grossa ragnatela che passava da una parte all'altra delle due cataste di legna laterali e ci andai dritto dentro. Cacciai un urlo tremendo e corsi a casa sbracciandomi per togliermi di dosso quei fili invisibili e appiccicosi che, nonostante tutto, continuavo a sentire sopra la faccia. «Il ragno! Toglimi il ragno!» continuavo a dire a occhi chiusi, tra grida isteriche e singhiozzi misti a lacrime. «Fermati, Stefano, fermati! Non c'è nulla!» Mia madre dovette bloccarmi con entrambe le mani e rassicurarmi che mi ero già sfregato a sufficienza e che non c'era nessun ragno che mi camminava addosso. Mi fermai, ma continuai a tremare, irrigidendo ogni muscolo del mio corpo. Prima di aprire gli occhi, passò un'eternità e lo feci solo tra le braccia di mia madre. Da allora odio i ragni, le ragnatele e ogni piccolo essere che striscia, zampetta e saltella, anche se sono solo disegnati sulla pagina di un libro. Ma a 20 anni e con 2 fratelli più piccoli, sempre pronti a prendermi in giro per la minima stupidaggine, dovetti farmi coraggio, perché a turno tutti si sarebbe andati a prendere la legna per il camino e non potevo fare la figura della femminuccia. La prima volta che andai feci finta di nulla, ma sudavo, nonostante il freddo e la neve che scendeva. Aprii la porta in legno e accesi la luce. La lampadina sfarfallò per un tempo che sembrò interminabile, poi ebbe pietà di me e si stabilizzò. Rimasi sulla soglia e mi guardai attorno, inebetito. Poi feci un piccolo passo avanti. In controluce vidi, sul fondo del capanno, i fili sottilissimi e traslucidi di una ragnatela e mi bloccai, fissandola come se non ci fosse altro attorno. I miei occhi iniziarono a percorrere ogni centimetro di quella trappola mortale alla ricerca del suo creatore, che evidentemente se ne stava nascosto nel suo buco buio e setoso, in agguato e in malefica attesa. Se mia madre non mi avesse chiamato, sarei rimasto immobile ed ipnotizzato da quei cerchi concentrici e con il sangue congelato nelle vene. Riempii la cesta senza addentrarmi oltre, spensi la luce, chiusi la porta e scappai in casa. Non dissi nulla, non occorreva. Quella notte non dormii tranquillamente, innanzitutto a causa di una forte tormenta di neve, ma soprattutto perché la mia mente mi costringeva ad oltrepassare il giardino e a fermarmi davanti alla legnaia, in preda al panico, perché nel buio, oltre la porta chiusa, mi sentivo osservato. Poi, finalmente, il sonno mi prese, ma furono solo incubi. Arrivò ancora il mio turno per il rifornimento di legna, e fu terribile. Aprii la porta del capanno, e stavolta la lampadina, dopo un tremolio infinito, non volle saperne di rimanere accesa. Era quasi sera e praticamente non si vedeva già nulla. Oltre la porta c'era una gola nera e infinita.
i miei fratelli erano scesi in paese con lo slittino e non erano ancora tornati, e non potevo dire spudoratamente ai miei che avevo paura, sebbene loro lo sapessero benissimo. Non avevo scuse. Presi il cellulare dalla tasca posteriore e attivai la torcia. La gola buia e tetra si riempì di legna e di ciò che temevo. Una ragnatela, stavolta più vicina, a metà capanno, e al centro una piccola massa aggrovigliata, scura, pelosa, immobile, che mi guardava. Non potevo averne la certezza, ovvio, ma dentro di me lo sapevo, mi stava osservando, nell'attesa che finissi nella sua trappola, come una stupida mosca o un'ingenua farfalla notturna. Come se mi avessero inoculato un veleno paralizzante, ogni parte del mio corpo si congelò, ogni parte tranne gli occhi, che cercavano il modo di uscire da quell'incubo. Li chiusi e chiamai a raccolta i miei neuroni e le mie ultime briciole di coraggio, ma quando li riaprii, quella massa pallottolata si era aperta e le 8 zampe erano visibili e pronte allo scatto. Continuando a guardarla, iniziai a riempire il cesto, prendendo i pezzi di legna più vicini a me con una mano, mentre con l'altra tenevo il cellulare, unica mia salvezza contro l'oscurità eterna. Ma con la coda dell'occhio vidi un movimento, uno spostamento, e i miei nervi scattarono da soli. Il cellulare volò via dalla mia mano, atterrando proprio sotto la ragnatela, e non me ne fregò nulla. D'istinto presi la cesta e, sbattendo la porta dietro di me, corsi a casa col fiatone, sudato e il cuore che urlava al posto mio. «Tutto bene, tesoro?» disse mia madre, intuendo la causa del mio stato. «Più o meno», risposi con sforzata indifferenza, e me ne andai in camera, dove mi buttai sul letto a pancia in giù, soffocando un urlo e stringendo forte con le mani la coperta. Quando il puro terrore mi diede tregua, realizzai che non potevo fare il bambino. I miei fratelli andavano e tornavano da quella legnaia come se nulla fosse, e non volevo farmi prendere in giro più di quanto non facessero già. E poi dovevo recuperare il cellulare. Mi serviva per il lavoro. Fortunatamente mia madre ebbe compassione di me e a cena non fece cenno di nulla, risparmiandomi le risatine di quelle due Bertucce. Poi, quando dopo cena ognuno si scelse il proprio modo di passare il tempo, mi armai di una torcia e con una scusa uscii in giardino. Il sentiero verso la legnaia era diventato, ai miei occhi, un percorso ad ostacoli, lungo e pericoloso, una giungla di fiocchi di neve insidiosi, peggio delle sabbie mobili. Vidi i miei piedi avanzare e fermarsi ad un passo dall'abisso, la cui porta era rimasta socchiusa. Poi, dal silenzioso buio, sbucò un leggero bagliore. Non era la lampadina che si era riaccesa, perché la luce era azzurrognola, fredda e pulsante. Aprii controvoglia la porta e lo vidi. Il mio cellulare fluttuava nell'oscurità, a mezz'aria e a mezzo metro dalla mia faccia. Mossi scattosamente la torcia per capire, ma non feci in tempo a sorprendermi di ciò che stavo guardando, perché l'orrore più assurdo mi paralizzò e realizzai cosa stava sostenendo il mio telefonino. Una bocca uncinata serrava in una morsa il mio cellulare, che continuava ipnoticamente a pulsare, e attorno a quella bocca un corpo nero e peloso che respirava al ritmo della luce. Mi sentì avvolgere il collo. Un filo sottile mi stava stringendo fino a togliermi il respiro e mi stava trainando dentro, tra la legna e in fondo alla gola buia. «Stefano, sei qui?»
La mamma ti vuole. Mio fratello aprì la porta all'improvviso ed io mi svegliai. La stanza era al buio e lui aveva la torcia in mano e quel fascio di luce mi stava accecando. Pensai che forse la tormenta di neve della notte aveva fatto saltare la luce. Ma non mi vide. Mio fratello non mi vedeva, eppure ero lì. Stavo quasi per prenderlo a male parole perché non la smetteva di puntarmi la luce negli occhi. Poi capii. Non poteva vedermi. Io, però, vedevo lui, coi miei 1000 occhi e le mie nuove 8 braccia che fremevano al centro della trappola, pronte per lo scatto, sulla ragnatela, in fondo alla legnaia.